Forza Fede, sbrigati, è il nostro primo giorno di scuola, muoviamoci, ma sei pronta? Ma io non voglio andare a scuola, Steph, no, voglio andare al mare, andiamo al mare oggi. No, per il primo giorno di scuola ti devi arrendere e dobbiamo andare. Tra l'altro siamo anche tornati al Tipo Award, scrivete nei commenti se ve lo ricordate, per questa miniserie dedicata alla scuola che capirete molto presto. Allora Fede, dai, su, ti divertirai quest'oggi, te lo garantisco, ci sarà una lezione bellissima, ma soprattutto c'è qualcos'altro di bellissimo che non sto inquadrando in questo momento, capisci? No, figurati. È qualcosa di bellissimo, il bidello. Esatto. Il bidello è bellissimo. Che è passato di fronte in quel momento, quindi è proprio lui, no? È proprio lui, stavo parlando proprio di lui. E infatti in questo momento non sto indossando uno zaino super mega bellissimo all'ultima moda che chiunque vorrebbe avere, ed è super mega stratosferico e bellissimissimo, incredibile. A parte gli scherzi, questa è tutta la nostra linea scolastica, ve la posso mostrare anche qua. Abbiamo il diario, abbiamo quest'altro diario, abbiamo quest'altro diario, poi abbiamo l'astuccio e abbiamo anche i vari quaderni, oltre appunto allo zaino e anche la sacchetta, che è questa qui. La trovate in tutte le cartoline, tutte le livelli. E anzi, questo lo devo aggiungere, se andate in cartolina troverete anche molto di più, mica tutto qui, Steph. Trovano un sacco di cose. Assolutamente sì, trovate un sacco di cose, quindi se vi piace andate, cercatela e andate a scuola quest'anno con tutte queste cose bellissime. E cercate anche questo bidello, perché devo dire che è molto bello. Sì. Allora, Fere, allora, sei pronta per la prima lezione? Ok, in che classe dobbiamo andare, Steph? No, è un po' strano in realtà. Cosa non vuol so dire? Come spiegartelo. Allora, non devi prendermi per pazzo, ok? E nemmeno per una persona di quelle un po' strane, ok? Sono più o meno la stessa cosa, quindi... Sì, allora dobbiamo entrare no, qui dentro. No, Steph, allora, aula di matematica no. No, non ci voglio andare a fare no, matematica, qui per dentro. Favore. Qui. In bagno. Sì. Ti ho detto, non mi devi giudicare. Cosa vuoi? È una lunga Steph, storia. Ma hai mal di pancia, cioè non ci vengo in bagno è con la te. La prima lezione di scuola che dobbiamo fare, si va da lì. È un po' strano l'ingresso, non ci possiamo fare nulla. Io non mi fido, dove mi stai portando? Perché devo entrare in bagno con te, Steph? Tra l'altro è quello delle ragazze, mi sa. No, è unisex, vedi, è unisex. È metà. Ok, sì, allora, ti fidi? No, per niente, aspetta, chiudiamo le porte che non si sa mai. Okay. Allora, praticamente ti devi sedere qua. Ma ci sei già seduto tu, non ci stiamo in due, c'è un VC. Che dobbiamo fare? Dall'altra parte, Fere, vai, prova. Devo andare qui, sì, sei vai, sicuro? Vai, tranquilla. Ok. Buongiorno. No, che è sta roba? Fere, no, benvenuta no. nella lezione di Aiuto! Parkour. Aiuto, qualcuno mi faccia uscire da qui. Cosa vuol dire lezione di parkour? Beh, per quello che l'abbiamo dovuta nascondere, Fere. Perché altrimenti non saresti entrata, lo sappiamo tutti quanti. Sei contenta? No. Sei pronta? No, Steph. Sei carica? Steph, non lo faccio. Allora, a scuola non si fa parkour prima di tutto. Voglio spiegare una cosa importante. In effetti questa è la scuola di Minecraft, Fere. Non è una scuola normale. Ora ti starei domandando chi è il tuo insegnante quest'oggi, giusto, Fere? Perché manca il professore, io non lo vedo da nessuna parte. Non c'è nessuno. Ecco, se vuoi lo possiamo evocare, sei pronta? Sì. Allora, praticamente ti devi mettere in questo muro e guardare qui, in questo modo, così. Ok. Va bene. E comparirà all'improvviso. Conta fino a 3. 3, 2, 1. Mi posso girare? Sì. Dove è uscito? Ti prego. Quest'oggi ti insegnerò. Come sei vestito? E sono un insegnante di ginnastica, mi sembra ovvio, Fere. Ma allora, Steph, tu fai due passi e il fiatone. Cosa vuoi insegnare? Me lo spieghi? Ti insegnerò a far parkour su Minecraft oggi. Però volevo dire anche una cosa: ci saranno altri episodi di questa miniserie, appunto, di scuola su Minecraft. E negli altri episodi ci saranno alcuni youtuber che ci insegneranno varie cose di Minecraft. Quindi avremo degli insegnanti molto, molto particolari. Quindi penso che andrà meglio dal prossimo episodio in poi. No, andrà benissimo perché oggi. Tu sei un insegnante un po' improvvisato. Ma quando mai? Andiamo, dai. Andiamo. Quanti livelli ci sono? Meglio allora, difficile, si parte pro. Ovviamente dal livello facile. Ed poi è l'unico c'è il medio, che faremo. Il difficile e il pro. L'unico che faremo. No, Fede, almeno fino al difficile. No, per niente. Allora, qui è tutto molto semplice. Ok. Ok, quindi abbiamo dei saltellini molto tranquilli, come puoi vedere. Mm-hmm. Ok, che puoi fare così tranquillamente. Non c'è nemmeno quale rischio. Quale sarebbe, scusa, l'insegnamento? Quale sarebbe? Cioè, vai e buttati, segui il tuo cuore. Esatto, per adesso sì. L'insegnante. Ok, devi sapere che è importante che se cadi non succede nulla, perché ovviamente questa scuola è super in sicurezza e quindi se cadi rinizi semplicemente da capo. Ok, quindi okay. Non schiatto. E guarda, c'è pure scritto corso di parkour qui nei muri per far capire che appunto sì, è un è corso abbastanza professionale. Ovvio. Ok? Sono caduta. Sei caduta? Sì. Bene, dove sei caduta? Qui ti spiego l'errore. Allora, sono caduta tipo lì, vedi quelli che vanno in alto, sì? Al terzo. Ok, sei scarsa. Ma va.
No, nient'altro. Perché non insegni come usare la magia per volare, Steph? No, Fede, la magia è vietata a scuola, Te lo dico. Mi raccomando. Come vietata? È totalmente vietata. Qua le cose vanno imparate sul serio. Comunque è molto semplice. Se il salto è da uno, lo fai senza correre. Se... è di nuovo caduta. Fede, dai, siamo facile. Com'è possibile questa cosa? Dove sei caduta questa volta? Più avanti. Ne salti da due, Fede? Sì, ho saltato troppo. Sì, ma sì, come hai fatto a saltare troppo? Non lo so. Qua sono caduta, quindi come lo faccio? Corri e salta. Ho fatto così e sono andata troppo avanti. Hai visto? Questa volta non sei andata troppo avanti. Ok, brava. Devo frenare, vedi? Se non freno è un problema. Perché hai le gambe troppo potenti, capito? Esatto. Allora, quelli poi... adesso, quelli continua correndo e saltando, esatto. Abbastanza in relax. Li faccio in sicurezza, Quando arrivi a quelli da uno per uno, li puoi fare senza correre. Quindi fai semplicemente un saltello così in avanti. Esattamente. Ok, perfetto. Dai, super easy. Ma davvero ti devo spiegare il parkour facile? Quello di nuovo con la corsa. Altrimenti che ci fai qua? Voglio sentire la spiegazione. Nel momento in cui sei qua voglio sentire la spiegazione. Ho capito, quindi adesso faccio una apposta. Esatto, sì. Allora, sì, attenta questa volta perché sembra che siano tutti da uno, ma in realtà all'improvviso, pam, diventa da due. Questo? Esatto. Guarda e anche che salto! Vai. Guarda, vai via. Ah, l'ultimo. Sì. Premi. L'ho fatta! Finito! Andiamo a casa! Okay. Che bello! No, destra, basta. Sono caduta due volte lì. O forse tre, quante erano? Non mi ricordo più. Mi sa due, dai. Livello medio. Facciamo che siano due. Livello medio. Allora, qui, come puoi vedere, le cose che ci sono aggiuntive sono prevalentemente il ghiaccio, quindi comunque nulla di troppo difficile. Allora, e i salti sono anche da tre, che però in realtà sono più semplici, perché se andavi troppo in avanti... infatti, sarò troppo potente. Allora, ok. Bisogna frenare bene nel ghiaccio. Ti ho visto. No, cosa è successo? Non tornate indietro perché così ti posso osservare meglio mentre fai il parkour. Certo. Assolutamente, sono un ottimo insegnante io. Sei un pagliaccio. Allora, aspettate che appoggiamo anche questo. Guardate qua. Super alla moda, guardate che bello questo zaino. Lo potete anche appoggiare e rimetterlo in spalla. In realtà è abbastanza ovvio nella vita reale che potete... però... che potete appoggiare lo zaino e rimetterlo in spalla, ma va! Su Minecraft è più speciale come cosa, ok? Ok, da però sto andando parte abbastanza bene, dai. Ma sì, ma in realtà stai gestendo meglio questo, tu. Perché ormai ci ho preso la mano. Mi sono rassegnata, capito, al mio triste destino. Ok, e quindi sei pronta a fare fino a pro? No. Io sinceramente ho paura di non saper fare il pro, lo sai. Ma secondo me non lo saprei fare. Io ci tengo a farti sapere prima. Tu non prima sei un pro nel parkour. Esatto, sono al massimo da difficile io. Sei di quegli insegnanti che insegnano ma non sanno neanche cosa sta dicendo. Dai che manca poco, forza concentrata, sono gli ultimi salti. No, questo è difficilissimo. No, ce la fai, ce la fai. Ma porca miseria, Fede. Ecco qua. L'ho fatto. Almeno lo rifai, salto. No, era fatto apposta però per farmi cadere. Almeno lo rifai. Vai avanti, fammi vedere il salto, così almeno da questa prospettiva lo vedo meglio, vai. Aspetta, ci riprovo, Ok. Ma rifà tutto, sei matto, rimaniamo qui 2 anni. Vai. Non so fare. Ma non hai saltato. Perché non so saltare. No, ti sei emozionata. Ma ce la puoi fare, Fede. Non so. Allora, prova a tenere uno dei diari in mano. Così è peggio perché non vedo bene, aspetta. Ok, ce l'hai? Sì. Vedi, Fede, devi saltare all'ultimo. E non ci arrivo. Allora, parti detto che quel tipo il di più salto indietro non possibile so nel blocco. Ok. Ok, stando un pochino shiftata. Ok. Ok, tipo così. Ecco, poi rivai un pochino in avanti, sempre ok, così. Molli shift, vai di corsa e salti. Più o meno. Non li so fare, quanti blocchi sono? 1 2 3 4, è troppo. Penso io questi non li so fare. Però è fattibile. No, non è fattibile. Non è fattibile. Basta, dai, basta. Ci andiamo? Sì. L'hai completato? Sei meno, vai. Sei meno? No, anzi, sono andata bene fino all'ultimo. Questo non era fattibile, basta. Però l'hai completato più o meno, quindi sei meno. No, perché il voto era alto. Però... 7 meno. Ok, dai, okay, ci sto. Accetta. Livello difficile. Difficile. Comunque vedi che sei un pessimo insegnante. Perché? Perché non mi hai saputo far fare. Ma io ti ho detto, non mi hai saputo far fare quel salto. Ecco questa. No, allora Steph, no. Qua c'è una situazione problematica.
Fai vedere, dai, sei l'insegnante. No, 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 vattene. Non ci stiamo in due qua, vai. Ok? È chiaro? Se non li fai di fila, voli, eh? Io te lo dico. Brava! Hai visto? Ho recuperato Assassin's Creed, eh? Ho recuperato quello che non ho saputo fare prima. Io questi non li so fare, cioè non so come saltare, Steph. Cosa No, no, non ho mai fatto un parkour con scale in tutta la mia vita. Allora, ti metti abbastanza al centro del blocco. Sono al centro. No, sei troppo indietro, vai un pochino più centrale. Così? Ok, a quel punto corri e salti. Ok. Ok, non c'è bisogno di shiftare. No, però. No, io shifto. Ok, adesso è easy, questo sarà un pochino più complesso. Ok, sì. Mamma mia, signori. Sono caduta. Sei caduta? Sì. È difficile. Vabbè, è a livello difficile. È a livello difficile. Allora. Ok. Ma io non scherzo quando dico che non li so fare. Cioè, cosa pensi? Che faccio finto che sia una bugia? Opla! Salto troppo, Steph. Stavo cadendo. Salto ragazzi. Troppo. Opla. Calmo. Allora, prova a non saltare. A non correre. Non c'è un checkpoint, non no? Non ce la fai! Non ce la fai? No, non ce la fai se non corri. Lo so, vai. Non è il problema, allora, aspetto, vediamo. Però, dai, ce la puoi fare, Fere. Vedi, è troppo. No, perché devi... Quando sei in volo, ok, tu fai salto in avanti con corsa. Quando sei in volo, quindi appena hai saltato, inizi già a premere indietro e shift. No, non ce la faccio, è ci che sei sono. Quasi, ci sei quasi. 200 tasti. Ce la puoi fare però, lo sai? Sono caduto, non ci posso credere. Poi cadi tu, guarda. Ma come facciamo qua a finire entro oggi? 2 hours later. Non ho bisogno di te! Oh, incredibile! Guarda! È un drago! Ma dai, ma che il più semplice. Mi sono emozionata più... Stavo andando troppo bene. Poi quando io vado troppo bene, il mio cervello smette di funzionare. Perché è così, da serie. No, devi tornare ad essere fere. Ok, dai. Bravissima. Allora, questi iniziano a essere leggermente più complessi. Ok. Non ho bisogno di te. Ok. Stavo per dare una spiegazione, non ne ho avuto bisogno, ragazzi. È caduto. L'ultimo con la fence, quello è fastidioso. È fastidioso? Sì, sì, sì. Perché devi cambiare, non lo so, la prospettiva io di salto. Io l'ho fatto senza correre. Allora, aspetta, mi rimetto qua. Ok. Ok. Anche questi senza correre, perché sono da uno. Oh my no! god. Però dai. Scusatemi ragazzi, ma scusa, eh. Ok. 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 Dove sei? Ah, sempre qui. Allora, vai. Senza correre. Okay. Brava. Lì easy. Ok, tutti senza correre, saltello secco. Ok. Brava. Mamma mia quanto si scivola. Brava. Ok. Fortuna che io sono paranoica e quindi sono abituata a usare lo shift per accucciarmi. Perfetto. Vai direttamente. Ciao, fatto. Io sono andato direttamente alla fence, era meglio. Vai. Ah. Sì, che era meglio, mannaggia. Questo perché non ascolta l'insegnante. Mannaggia, Fere, mannaggia. Oh. Allora. Brava. Allora. Io non riesco a posso ferma spiegartela? No. Tanto non lo sai fare. Allora, guarda. Ok. Prima di tutto, se stai immobile al centro di una scala, tutto alla massima altezza, non devi più premere tasti. Okay. Prima cosa da sapere. Seconda cosa da sapere, corri, salti, ma vai laterale e poi ti giri, così. In modo che ti riacchiappi il blocco della scala. Capisci? No, è troppo difficile. In realtà è molto più semplice. No, no, non lo posso fare. Perché l'hitbox della scala è sì, molto più grande. Sì, l'ho capito, ma non lo so fare, quindi è quello il problema. Ma lo dobbiamo imparare. No, non posso andare di lato. Non siamo qui per imparare? Non posso andare di lato, è troppo complesso. Guarda, è molto più complesso. No, perché se azzecchi la curva è molto ma semplice. Ma non è vero, è molto più difficile. Mi stai criticando? Sì. Stai criticando il tuo insegnante? Esatto. Perché tanto non sai insegnare. 3 è il tuo voto. Non frega nulla, la brucio questa scuola. Ok. 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 Mamma non cado, mia. Non cado, non cado, non cado. Ok. Aiuto! 4 salti. Stai zitto! 2 1. Che faccio? No, vattene. Vai. L'ho fatto, basta, l'ho fatto, ho finito, andiamo, se no l'ho fatto. È perché c'eri tu, ti ho detto vattene, mi deconcentri, sempre in mezzo alle scatole. Comunque hai visto, ho finito anche il difficile.
Molto bene. L'ho fatto. Un po' no, cheating. No, l'ho fatto, non rompere. Un po' cheating. Però... No, Steffi, io il cheating l'ho usato solo per tornare nei punti in cui sto caduta, ma tutti i pezzi comunque li ho fatti almeno una volta, non li ho rifatti 20 volte, però li ho rifatti almeno una volta, quello me lo si deve riconoscere, scusami, Steff. Abbiamo un problema. Secondo me è da qui, scusa. Ok. Steff, era molto più semplice dalla. E lo so, ma in realtà dovresti partire da qua. E chi lo dice, scusa? È il tappetino lo dice. Che è sta roba, no? Vabbè, ragazzi. L'ho mancato brutalmente. Okay. No, dai! Allora. Io odio saltare nei cactus perché prendi il danno. Uff. No! Beh, non so fare lo slime, è inutile. Usa lo shift, Fere. E lo uso, no, e non ci arrivo. No, non ci credo mai. Shift sì, e W, in avanti. Lo sto usando, non sì. Lo stai facendo? Sì, lo sto facendo. No, non ci crediamo. Non ci crediamo. Uff. Guarda, neanche salto. No, raga, cioè, quella zona lì è l'inferno, eh. Comunque, quando salti nel cactus, devi saltare subito dopo che prendi il danno. Se prendi il danno, ti annulla il salto. Capisci? Facile a dirsi. È una questione di tempismi. Mannaggia. Ma chi me l'ha fatto fare sto lavoro a me? Chi me l'ha fatto fare? 1, 2, 3, 4, 5. Comunque, se ci pensi... zitto! Bravissima! Fallito! Ma pure. Ma che è sta roba, Steph? Come faccio? E io da lì in poi ho iniziato a soffrire. Esatto. Ah no, questo no. Esatto. Però fin lì l'ho fatto e mi basta così. Ho fatto cose che non avrei mai potuto fare nella mia vita. Ok, ce ne andiamo? No, tu lo devi finire. No. Allora, tu lo devi... Steph? Senti questa. No, tu lo devi finire. La sto per tirare di quelle pesanti, Fere. Ok. Tu dirai... Sei ridicolo perché sei un insegnante che non sa fare quello che insegna. Esatto. Come i professori che infatti devono leggere dei libri perché in realtà non sanno nulla di quello che insegnano. Ma smettila. Quindi è realistico. Ci fermiamo così per primo video della miniserie della scuola. Vi assicuro che i prossimi episodi saranno meglio. I prossimi episodi avranno altri youtuber come insegnanti. Per quindi fortuna. Ad esempio, se ci sarà la lezione con questo di PvP, avremo Kendall, eccetera, eccetera. Manco gli abbiamo chiesto. In realtà, però, spero abbiamo scontato che Kendall. Ci sarà. Comunque, speriamo che vi sia piaciuto questo video. Ricordatevi di comprare la linea scolastica che è super mega bellissima nella vita reale. Mi raccomando, sotto come altri video, iscrivetevi al canale, campellino. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!